questo è un magnifico scritto che un mio caro collega e amico da 30 anni, Michele Smargiassi, ha scritto su Repubblica. Io vorrei soffermare l'attenzione sulle ultime righe perché credo che bisogna partire da lì. La presenza dei morti non deve rendere tranquilli i vivi. Ogni modo di salvarsi restano le rotte clandestine che arricchiscono, come sapete tutti, la criminalità organizzata e offrono le lacrime di circostanza ai politici e alle istituzioni. Perché? Perché tutti coloro che si muovono dai paesi, tutti coloro che migrano da questi paesi, si muovono perché nei loro paesi sono violati i più basilari diritti umani, oppure si muovono per cercare non un futuro migliore, ma un futuro. Tutti in fila sulla banchina, uomini e sogni nei sacchi di plastica. Ora lava, colmare la colpa, colmare le mani, mani sulle bocche, bocche senza fiati, mani a spingere giù, esofago buio che ingoia la vita e la sputa in ritorno. A pelo dell'acqua, nessuno si salva. Così la morte arriva. Bisognerebbe trovare il modo di garantire anche percorsi legali e sicuri a chi scappa cercando solo la sopravvivenza. Ogni anno si spostano 150 milioni di persone nel mondo. Io sono un eritreo, un ragazzo giovane. Il 40% dei profughi che arrivano in Italia sono eritrei. A casa ci voglio tornare, ma casa mia è la bocca di uno squalo. Casa mia è la canna di un fucile. Un ragazzo giovane esce perché ha un paese che lo soffoca. Ha un paese che non vede il futuro, non c'è la libertà di stampa, non c'è libertà di espressione, non c'è la libertà di religione. Nessuno lascia casa sua, se non quando essa diventa una voce sudaticcia che ti mormora nell'orecchio: vattene, scappatene da me adesso. Non so cosa io sia diventata, ma so che qualsiasi altro posto è più sicuro che qui. Io preferisco morire provando a fare qualcosa che già sono morto. La morte non è fisica, la morte è un qualcosa di spirituale, di sentimenti, è un regime che ha spento tutto. La metà della ricchezza di tutto il mondo è detenuta da 85 famiglie. Il 20% della popolazione possiede l'80% del reddito mondiale. Non mi chiedete che cosa ne penso. Non ne so niente. No, non so nulla di politica. Parlano di tonnara. Non ho mai visto una tonnara. Perché le barche non si fermano? Obbligo di soccorso. Favoreggiamento di reato. Se c'è una legge è così. Contrario che cosa? Non ho detto nulla. E quel che spogna in caffè. E c'è Ugo, è padron de bar. E pu? E cambia canel. Sono cose che non si possono guardare, disse Ugo, il padrone del bar. E poi cambiò canale. Ma dai, non ci credo. 20.000 morti in 15 anni. Per me esagerano. Forse per commuoverci. Comunque qualcosa ho fatto. Ho fatto un'offerta. Con un SMS.
ancilla sulle vostre spalle, quella morsa fredda di indifferenza che vi attende. Ma non abbiate paura, la morte ha dato un calcio ed è passata. Umari non ave colpa. Il mare non ne ha colpa. Non ave colpa a barca. Non ha colpa a barca. Chi ora è legno rotto, chi non ave più forma. Chi adesso è legno rotto, che non ha più una forma. Non ave colpa a pioggia. Non ha colpa la pioggia. Non hanno colpa e giova. Non hanno colpa e iode. Chi si sciparu come una pessica matura. Che si sono staccati come pesche mature. E unni sunni i vostri assassini. E dove sono i vostri assassini? Chi manco i facci voi canusciti. E quei facci nemmeno conoscete. Dormono, tranquilli. Loro dormono tranquilli. Noi, invece, sonno non avemo. Noi non abbiamo più sonno, invece. E di notte, cu vosso pensieri. E di notte, col vostro pensiero. Tagliamo sempre un mare. Guardiamo sempre il mare. Io quando sento che questi sono i nuovi schiavi, ho un moto di ribellione, perché non è assolutamente vero. Gli schiavi avevano un valore, i migranti che si imbarcano non hanno nessun valore. Gli schiavi dovevano essere sbarcati per essere venduti, questi devono essere sbarcati, anzi devono essere mollati in mare per essere dimenticati. Cambia totalmente la prospettiva. Negri con le mani aperte, hanno un odore strano, selvaggio. Hanno distrutto il loro paese e ora vogliono distruggere il nostro. Le parole, gli sguardi storti, come fai a scrollarteli di dosso? Il problema dell'immigrazione è un problema, si può dire, endemico nel Mediterraneo. Ma è un problema che gli stati che si affacciano al Mediterraneo non hanno mai voluto governare, e questo è il punto. L'hanno affrontato in qualche modo, ma non l'hanno mai voluto governare. Dare asilo a chi è in pericolo di vita è un obbligo umano, punto e basta. Un obbligo. È un appunto, lo vorrei fare, sulle religioni di chi arriva sulle nostre coste e su chi arriva sui nostri confini e su chi arriva in Europa. Più del 60% delle persone che arrivano in Europa sono di religione cristiana. Io ho lasciato mia madre e mia sorella con i suoi figli, poi ci sono altri fratelli che sono cresciuti con noi. Ho lasciato questi, poi altri fratelli sono all'estero, anche loro sparpagliati per il globo. Dovete capire che nessuno mette i figli su una barca, a meno che l'acqua sia più sicura della terra. Nessuno va a bruciarsi i palmi delle mani sotto i treni, sotto le carrozze. Nessuno se li sceglie i campi profughi o le perquisizioni a nudo che ti lasciano il corpo pieno di dolori o il carcere. Geography is indeed a destiny that waterless rock those warm seas. La geografia è davvero un destino che senza acqua scuote quei mari caldi. Everything is different now. Tutto è diverso oggi. No more dreams of Acadie.
Niente più sogni di Arcadia. We are so far from Africa, from Lampedusa. Siamo così lontani dall'Africa, da Lampedusa.